Amici di Pupia, ci troviamo con Giunio Amandola, presidente dell'Osservatorio Giuridico Italiano della sezione di Santa Maria Capua Vetere. Ci troviamo tra l'altro in una nuova struttura molto bella che ospita la Fondazione Sticco. Di che cosa si tratta, avvocato? Buongiorno. Allora, la Fondazione Sticco in realtà è un'importante struttura che è stata creata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al fine di organizzare eventi, corsi, convegni che fungano da arricchimento culturale e professionale per quanto riguarda i vari operatori del diritto del Foro di Santa Maria Capua Vetere e non solo. Io mi trovo qui a Santa Maria per parlare dell'ormai imminente corso di criminologia forense che l'associazione da me presieduta, l'Osservatorio Giuridico Italiano Sezione di Santa Maria Capua Vetere, ha organizzato in concerto con l'Ordine degli Avvocati. Di questo ce ne parlerà la collega. Che cos'è l'Osservatorio Giuridico Italiano? Allora, l'Osservatorio Giuridico Italiano è un'associazione di operatori del diritto, quindi avvocati, magistrati, quindi non necessariamente avvocati, che praticamente si occupa dell'approfondimento, della trattazione di tematiche aventi a che fare con l'ambito giuridico, ma non prettamente giuridico, cioè non parliamo esclusivamente di un qualcosa, di un prodotto che sia esclusivamente ancorato alle fredde norme, diciamo così, ma intendiamo organizzare un qualcosa che sia di particolare, sia di peculiare, cioè analizzare il diritto sì, ma comunque tenendo a mente e considerando anche le varie sfaccettature che il diritto comporta. Adesso parliamo proprio del corso di criminologia forense e lo facciamo con l'avvocato Tiziana Barrella, che è la responsabile scientifica dell'osservatorio. C'è questo corso che di criminologia forense, tra l'altro è ancora in la possibilità da parte degli avvocati e dei praticanti di potersi iscrivere, leggo entro il 7. Di che cosa si tratta questo? Assolutamente sì, e le dico di più, noi abbiamo cercato di aprire gli orizzonti di questa straordinaria scienza che vede comunque un rapporto sinergico e di collaborazione con tanti altri professionisti, quindi abbiamo, se lei ha avuto la possibilità di analizzare il nostro programma, ci sono psicologi, psicoterapeuti, cioè ci sono personaggi delle forze dell'ordine, abbiamo un'equipe, una squadra insomma composta da varie professionalità e noi abbiamo cercato di aprire le porte non soltanto a chi lavora esclusivamente col diritto, abbiamo cercato di aprire le porte a varie categorie sociali e infatti abbiamo avuto una bellissima risposta anche da parte di studenti, appunto forze dell'ordine che si stanno veramente adoperando per poter partecipare a questo corso. E la cosa interessante è che vediamo sul territorio sammaritano per la seconda edizione personaggi di fama nazionale del calibro di Alessandro Meluzzi, la Maria Rita Parsi e abbiamo il caro amico Francesco Bruno e anche personaggi, voglio dire, che si sono attivati fortemente sul nostro territorio casertano per darci sostegno, come il questore Longo, il professore Giuliano Balbi e veramente tanti altri, insomma. Di che cosa si tratta? Io leggo ad esempio venerdì 29 ottobre reati a sfondo sessuale, analisi della personalità del reo, insomma praticamente sono anche argomenti che noi troviamo sulle pagine dei quotidiani, quindi ogni giorno. Assolutamente sì, è un approfondimento attraverso i più grandi personaggi che sono oggi sulla scena anche nazionale per parlare di argomentazioni interessanti che non hanno soltanto un profilo giuridico ma anche un profilo squisitamente psicologico. È un modo per poter dare l'opportunità a tutti quanti, quindi anche ai semplici appassionati di questa materia, di avere delle informazioni di prima scelta, informazioni prese proprio dai loro personaggi tra virgolette preferiti. Avvocato, criminologia forense è in corso tuttora, ci sarà un prossimo approfondimento, aggiornamento formativo in programma? Allora, noi abbiamo, sì, questo in realtà il corso di criminologia appartiene a una trilogia. L'anno scorso c'è stata la prima sulla tecnica investigativa, abbiamo avuto un enorme successo e la grande risonanza ci ha spinto non soltanto a riproporre quest'anno con nuovi personaggi, anche se c'è chi come il collega, l'amico Meluzzi, l'amico Bruno, ma soprattutto insomma abbiamo la possibilità l'anno prossimo di accedere ad un'altra esperienza sempre di criminologia con delle nuove argomentazioni. Siamo con Lucia Di Bello, che è una delle socie organizzatrici del convegno, nonché una discendente del convegno, quindi lei ha potuto constatare di persona l'efficienza, la validità di questi incontri. Venerdì 11 c'è stato il convegno introduttivo.
L'11 giugno, sì, di quest'anno esattamente, c'è stato il convegno introduttivo al corso di criminologia forense che ha visto quale ospite d'onore il professore Alessandro Meluzzi, il quale è ritornato dopo il grande successo dell'anno scorso, del corso organizzato l'anno scorso, e ha onorato ancora una volta la cittadina sammaritana. E il professore Meluzzi, uomo di grande cultura, di grande spessore, ovviamente ha illustrato un po' quelli che saranno, diciamo, quelle che saranno le materie di cui tratteremo nel prossimo corso di criminologia forense. Tra l'altro so che sono stati moltissimi partecipanti, quindi il successo, se non altro, certo. Abbiamo detto che possono ancora iscriversi, certo. Hanno tempo fino al 7 di questo, sì. 7 ottobre per iscriversi i colleghi praticanti e avvocati. Che cosa vogliamo dire a chi in questo momento vorrebbe iscriversi e sta pensando? Ma io voglio invitare tutti coloro che sono anche semplicemente appassionati a questa materia di iscriversi a questo corso, perché vedrà la partecipazione di illustri personaggi, di illustri relatori che solitamente si vedono solo in TV, per cui vale la pena iscriversi a questo corso per poter dare anche la mano e conoscere di persona questi illustri personaggi. Quindi diciamo la propria professione, diciamo, come dire, poterla approfondire anche in maniera simpatica, in maniera, certo, interessante, che non capita spesso, diciamo. No, infatti penso che siano occasioni abbastanza rare queste, quindi vale la pena, insomma, approfittare di questa occasione. Sì, assolutamente. La ringraziamo. Prego.